primo bagno al mare, voglio arrivare fino al punto in cui l'acqua diventa tutta blu, vedete? Siamo finiti sotto una barca mentre nuotavamo nel mare di Sharm. Eh sì, tra auto illegali che ci si rompono davanti alla polizia. No, io che regalo 320 euro ad un russo che non conoscevo. E io che rischio di non tornare più in Italia avendo perso il portafoglio. Questa è una delle avventure più assurde che abbiamo vissuto. E inizia tutto da qui, davanti a casa nostra, in cui c'era un mare veramente incredibile. Allora, l'obiettivo è arrivare lì, dove l'acqua è blu. Oh, fra, che cazzo robo? No, bro. Abbiamo fatto un grossissimo errore ad entrare in questo mare senza essere informati. No, e qua cos'è questa cosa lì? Sembra un serpente. Quel serpente che aveva visto Ferro era in realtà un animale molto pericoloso. Si tratta infatti di un serpente di mare, cioè semplicemente un'anguilla che si trasforma da serpente per ingannare le sue prede. E come alcuni serpenti, questo può essere velenoso. Se io becco un'anguilla elettrica, te lo giuro che mi incazzo. E in più, la fauna marina non era il solo problema di questa esplorazione. Orco, fra, mi sono rotto. No, però mi sono... Mi è uscita la cosa dalla parte sopra delle ciabatte. C'è un problema, raga, con queste ciabatte. Allora, il discorso è che il fondale è impraticabile, perché se metti un piede nel fondale... Succede questo. Il nostro obiettivo era solo uno. A 2 metri da noi l'acqua diventa blu. Teoricamente dovrebbe alzarsi distratante, c'è lo strapiombo, voglio dire. Voglio vedere lo strapiombo, fra. Diciamo che avevamo immaginato che qualche corallo potesse essere pericoloso, quindi abbiamo deciso di comprare queste. Secondo me non mi entrano. Oh, invece. Anche la Messi. Anche la Messi. Gol! Allora, l'obiettivo è arrivare laggiù, raga. Mascherine sono pronte. Boccale è bello pronto. L'iPhone è bello pronto. E voi non ne avete neanche idea, vedendolo solo così, di che cosa si nasconde qua sotto, sotto a questo mare incredibile. Prima immersione del telefono. Oh shit. C'è un mondo nuovo lì sotto. Raga, siete pronti? Mascherina time. La. Guardati che sommozzatore. Ora questo sommozzatore. E ora era tempo di immergersi. Raga, al mio tre ci immergiamo. 1, 2, 3. Coglione. No, vabbè, a parte le cagate, l'abbiamo fatto veramente. 1, 2, 3. Superato lo strapiombo, l'acqua andava giù di ben oltre 3 metri. Guardate, qui ad occhio saranno almeno 5-6 metri di profondità. Era impossibile raggiungere il fondale. Il freddo ce l'abbiamo. È il momento di superare quella barriera. Ci sarà uno strapiombo di tipo 3 metri. 3, 2, 1. Oh, e li vedete qui sotto davanti a noi? Eccoli qui, proprio questi coralli gialli. Fortuna che non li abbiamo toccati. Sono chiamati coralli di fuoco, presenti soprattutto nel Mar Rosso, quindi appunto in Egitto. E si chiamano in questo modo perché solamente a sfiorarli, come se fossero un'ortica velenosa, causano bruciore, ferite e appunto queste bruciature tipiche del fuoco. Ecco perché si chiamano coralli infuocati. Qui la barriera corallina era ormai superata. Guardate che fondale pulito. Era incredibile, un sogno praticamente. Che poi tra l'altro ho scoperto che i coralli in realtà non sono delle piante o dei fiori o qualsiasi altra cosa. I coralli non sono altro che animali. Sono animali marini. Sì, quelli che stiamo vedendo davanti a noi ora sono sempre coralli di fuoco. Guardate quanti ce ne sono. Sono tantissimi. E sicuramente durante questa esplorazione siamo passati per il pesce balestra titano, che praticamente è un pesce che vive proprio sulla barriera corallina qui, territoriale ed aggressivo, che può attaccare con morsi pericolosi per difendere il suo nido. Che figata. Avete visto quelle conchiglie tipo che si chiudono? Cioè, raga, atomiche. Cap, mi si è aperto TikTok, non so come. Ti si è aperto TikTok. Ma ignari dei pericoli, dopo questa piccola esplorazione siamo andati in una zona ancora più pericolosa. Andiamo nella zona blu, raga. Ferro ha detto che è spaventosa. E tra l'altro sarà proprio qui che finiremo sotto una barca. Dovrebbe essere quella laggiù. L'acqua dovrebbe essere altissima. Ma in questo momento, a questa stessa ora, 2 settimane dopo, ero in un altro posto incredibile. Porco! Dove? Sempre in Africa, ma a Marrakesh, in Marocco, con Kazu, Giuliano e Giada. Qui ne sono successe di cose assurde. Tu rent 1. In lontananza avevamo visto questi due tipi che facevano una specie di noleggio di moto illegalissimo, ma erano tutte moto strane. Ce lo fa provare. Ce lo fa provare. Andiamo a provare. Provare. Ma io salgo dietro, bro. Raga, spaziale. Sostanzialmente io avrei dovuto guidarla, chiaramente la patente, cioè proprio un optional, e Kazu sarebbe stato sul carrettino dietro. Ci sono le uova, ci sono i miei piedi. Però c'è un piccolo problema. Non si accende. Bro, ci sono dei piccoli problemi nell'accensione. Go, 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 go.
Beh, visto la condizione non mi ha stupito che il primo motorino non si accendeva, quindi proviamo un secondo. Oh, tra l'altro rosso e blu, che peccato. Dai bro, che parte questo, dai. Come on. Dai. Stronger man, stronger. Forte, forte. Sulla pedali forte. No, neanche la seconda moto funziona, però la speranza è l'ultima a morire perché ne hanno talmente tante che ce n'è un'altra. Però, ma allora, io non sono un meccanico, no? Però quel cavo messo così. Vabbè. Can I try? Oh, ma anche questo non si vuole accendere. Oh, dai bro, dai che va, dai cazzo che c'è. E proprio mentre pensavamo che non ci fosse più nulla da fare, oh, let's go. Can I try? No fra, questo qua lo voglio provare pure io. Ragione. La sicurezza prima di tutto. Non esiste. Ok. No, bro! Non frena niente, zero, sì, raga, sto coso i freni ce li aveva, il problema è che non funzionavano né quello davanti né quello dietro, quindi come cazzo avrei dovuto fermarmi? Break is this, break, freno, break. Break, non lo capisco io, break. This break? Ok. Ha capito, okay. Break! Mamma mia, assurda! Bro, fammi salire! Porco! Guardalo. Ok. Spettacolare, oh. Bellissimo, fratello. Bro, la mancia se la meritano però, eh. Grande. È rimasto felicissimo. Il tipo della birra Moretti, tra l'altro, è uguale, identico, è lui. Ha praticamente fatto lo stipendio di 2 o 3 giorni con i soldi che gli ho dato. Raga, lì l'economia è veramente povera. Loro non guadagnano niente. Cioè, quei soldi per loro sono preziosissimi, come per noi 200 euro. Ha tirato fuori l'arma segreta. Oh. Da loro l'economia è molto bassa, vero? Bene, per questo abbiamo preso la villa più figa di Marrakesh. Ha pochissimi soldi. Assurda. L'unico problema è la parte pericolosa, cioè il viaggio per arrivare fino a quella villa, che è lontana 30 minuti dal centro. Stiamo per andare in quella che sarà la nostra casetta, ma qui c'è anche proprio gente brutta. Allora, io di base tutte le persone che ho trovato qui sono buone, però lì come ti guardano male. Ma serio? Ti guardano male. Andiamo, il navigatore si ferma. Cioè, infatti il navigatore non ti dà la strada sbagliatissima. Questo qui cade. Bro, questo qui a sinistra. Ma che poi perché sta lì in mezzo così fermo? No, è terracotta. È terracotta, secondo me. Facciamo la prima prova. Un calcio. Oddio! Sì, non sa neanche quella struttura come fa a stare in piedi. Ci viola le leggi della fisica. Qui ieri abbiamo visto del fumo che saliva. Praticamente c'è una specie di pozzo e bruciano i rifiuti qui. Okay. Guarda, cioè questo ha lasciato la porta aperta. Vabbè, figurati, la porta è l'ultimo dei problemi. Ma bro, ma che cazzo. No, aspetta, raga, fermi. No, qua sta strada mai fatta, raga. Sì, vabbè, facciamola. No, aspetta, che se ci blocchiamo. Un osso di che animale qua? C'è un osso di qualche animale. Là, guarda. Lo vede? Pesce del deserto. No, pesce, sì. No, raga, sono proprio denti questi. Sono denti. Sì. O è una persona, è un animale. E più andavamo avanti, più trovavamo cose strane. Un po' di cacca. Porco animale. Due, questa è una montagna di merda, raga. Dopo non pochi sforzi e mezz'ora di viaggio siamo riusciti ad arrivare a destinazione. Raga, ci dovremmo essere. È questa? Aspetta, un po' più avanti. Vai. Bro, però quando vedrai la villa sarà una cosa assurda. È figa. Porca. Ma fermi tutti perché ci stanno per portare a fare un giro su quella moto assurda. Oh. Le chiavi. Bro, raga, cosa stiamo facendo? Raga, non mi sembra uno dei mezzi più sicuri e soprattutto a norma. Bro, come on, fast. No, raga, ci stiamo addentrando in un posto che non mi sembra. Orco, curva. Ah, raga, sto per cadere. Porco due, raga. Questa è la morte, raga, stavo per morire. Ma dove stiamo andando? Zara si sta cagando addosso. Non l'ho mai vista con così tanta paura. Porco due, raga, dove stiamo andando? Bro, dove cazzo stai andando, bro? Piano, bro. No, raga, ma che cazzo. Raga, ma che cazzo. Vai, investilo. Vabbè, insomma, cose che succedono solo a Marrakesh o a Napoli. Oh, hanno aperto le porte della villa. Raga, ma è uno scherzo. Bro, ma dove siamo? È paradossale, tra. No. Questa era solo la parte davanti della casa, ma da lontano Kazumi avverte che c'è pure la piscina. Aspetta.
Non farmi correre! Assurda! Vai, sei pronto? L'esterno è fighissimo, ti dico solo questo. E fidatevi, non siete pronti a vedere l'interno della casa. No, raga, me la re, ma what the fuck, bro? Assurdo! Posso pure tenermi in forma, cazzo! Ma incredibile! Quindi appoggiamo i bagagli ed è il momento di provare la piscina. Tocchiamo il cameraman, tocchiamo il cameraman, vieni qua, vieni qua. Beh, direi non male, vero? Sicuramente meglio di quando siamo finiti sotto la barca. Torniamo a Sharm. Non abbiamo fatto un c***o, raga. Cioè, siamo dove siamo partiti? Perché la corrente va dalla parte opposta. Dai, andiamo. Ferro, vieni. E in lontananza abbiamo iniziato a intravedere una barca gialla che si avvicinava sempre di più a noi. Vedendo la barca mi viene in mente un'idea geniale. Tu sei serio? Vai, proviamoci. E proprio mentre decidiamo di andare in direzione della barca, troviamo un'isoletta davanti a noi, il punto perfetto in cui stare aspettando che la barca venisse più vicino. Eccolo. Can we jump on? Oh, certo di sì. Che cosa? No, via. Andiamo. Dio, se ce la facciamo siamo assurdi. Sei pronto? Vai. Siamo per salire sulla nave, raga. E ancora più spettacolare del mare completamente celeste era la quantità immensa di pesci di tutti i tipi che si celava lì sotto. Avvicinandoti a loro potevi addirittura nuotare con loro e per fortuna non abbiamo incontrato pesci pericolosi. Ma dato che le sorprese non finiscono qui, ci avviciniamo alla barca, guardiamo sotto. C'è la gente sotto! E ci accorgiamo che quello è un sottomarino. Ci sono delle persone dentro. Tutte persone che da dentro riuscivano a vedere perfettamente quello che facevamo noi. E quindi abbiamo deciso di andare al posto di quelle persone per vedere che cosa vedevano loro. Oddio. Bello. Frate, ma quanto è profondo qui il mare? La pancia della barca era tappezzata di finestre e finestrini che ti permettevano senza problema di vedere tutto il fondale. Oh, guarda un po' dove siamo, ci ha riportati diretti a casa. Questa è casa nostra. E qui abbiamo trovato altre ragazze che erano finite nello stesso punto in cui eravamo noi prima. Io penso che una cosa come queste la vedrò davvero poche volte nella vita. Che figata! È stato assurdo. Porca, che figata! Oh mio Dio! Bro, ma guarda quanto c***o si allontani dalla riva, raga! Guardate quanto si allontani. Bro, si allontanissimi.